se tu lavori tutto il giorno. Polistrumentista e cantautore tra i più prolifici del panorama italiano, sperimentatore Max Gazzè ha saputo interpretare al meglio le evoluzioni della musica in oltre 30 anni di carriera. Lui, con Mirko Casadei e la sua orchestra, hanno animato il concerto di San Pardo a Larino, organizzato dal Comitato Feste e dall'amministrazione. Una tappa del tour del cantante romano che ha scelto la contaminazione artistica della sua musica poetica, anche surreale e fiabesca, con sonorità che raccontano il territorio, comunque la tradizione, come quelle di Casadei. Ed è stato suggestivo a Larino ascoltare Mirko Casadei che cantava Vento d'estate. Vento d'estate, io vado al mare, poi che fate? E Casadei si è goduto la sfilata dei carri al mattino facendo dirette Facebook tra i buoi. Max Gazzè durante il concerto ha cantato i suoi successi da Una musica può fare a Sottocasa a Ti sembra normale, in un clima di festa in cui chitarre e fisarmoniche si sono amalgamate perfettamente in un ballo caleidoscopico di suoni e colori. Sul palco due molisani, Marco Molino, talentuoso polistrumentista anima del festival Noi Artisti di Questa Terra a Montorio nei Frentani, che da due anni suona con Gazzè. Il mio primo incontro con Max è stato proprio durante una data di Musica Elosi a Cervia. Da lì poi è nata una collaborazione, mi ha voluto nella sua band e sono molto felice. Sono molto felice di essere anche qui con Manuel, e per noi siamo molto legati alla nostra terra, quindi i palchi della nostra terra per me valgono molto di più dei palchi anche più blasonati, ecco, perché entra in gioco il cuore, entra in gioco le radici, e quando si parla di radici, insomma, siamo tutti molto più sensibili. Altro protagonista molisano del concerto di Gazzè, Manuel Petti, da quasi 20 anni al fianco di Mirko Casadei, arrangiatore e pilastro dei suoi concerti, e lui ne ha sulle spalle almeno 2000. Portare i brani di Max in un ambito tradizionale romagnolo è stato un esperimento abbastanza difficile, però riuscito secondo me. Un concerto apprezzato e partecipato che ha concluso alla grande una delle feste più importanti del Molise, quella a Larino, in onore di San Pardo. Puoi negare, puoi sentire, criticare, protestare, ma forse il fatto è che non hai amato mai. Bene, ed è tutto per questo TG Flash del pomeriggio. Grazie per averci seguiti, vi auguro una buona giornata. Più tardi.